Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un errore che commettono molti di quelli che entrano nel mondo della fotografia digitale, soprattutto sui social network. Allora, da dove comincio? Vediamo di fare un po' un ragionamento generale e poi ovviamente voglio sapere come la pensate anche voi in modo da avere dei feedback e da sapere se la pensate come me oppure siete in disaccordo con me, quindi commentate il video dopo che l'avete visto. Allora, partiamo dal presupposto che se uno si compra una macchina fotografica avanzata, come può essere una reflex o una mirrorless, lo fa per fare delle foto migliori. Infatti questa è la credenza un po' generale che con una macchina migliore si facciano foto migliori, quando la realtà invece sta nel mezzo. Ora, ho notato che ultimamente, appunto, quando uno si compra una macchina avanzata, nella scatola insieme alla macchina e all'obiettivo regalano anche la pagina di Facebook con scritto Photographer. In realtà è anche una cosa buona. Non ce l'ho con voi che vi fate le pagine con scritto Photographer subito dopo aver comprato la macchina fotografica, ma è il modo in cui utilizzate quelle pagine. Ora, io lo capisco, infatti, che molti di voi vogliano farsi conoscere dal mondo e quindi la pagina di Facebook è la cosa più veloce per farsi conoscere. Ma il farsi conoscere bene e il farsi conoscere male fa una grande differenza. Infatti, vedo moltissime pagine che vogliono sembrare professionali, che contengono tantissime, ma tantissime foto tutte uguali, e sono foto che qualcuno di voi riuscirebbe a scattare persino con una compatta punta e scatta oppure con un cellulare. Non c'è bisogno di una reflex per fare quelle foto del genere. Sono foto che uno, se non avesse una macchina fotografica avanzata, non pubblicherebbe mai sulla pagina Photographer. E questo, ragazzi, è quello che voglio cercare di spiegare. Quando volete sembrare professionali agli occhi delle persone, quindi vi create una pagina, come per esempio se io dovessi crearmi la mia pagina, facciamo questo esempio qua, se io dovessi creare la mia pagina personale in colori saliti Photographer su Facebook, che non ho e che non credo farò mai, non è che prendo tutte le mie foto che ho fatto e ce le butto dentro. Se vado a fare uno shooting, non è che prendo tutte le foto che faccio in questo shooting e le metto nella pagina. Bisogna fare una selezione. Di 100 foto ne metto una. Di 400 foto ne metto due, le due più belle, le due venute meglio. Questo perché così almeno faccio vedere soltanto le foto migliori alle persone che guardano la mia pagina. E non una serie di 100 foto che sono tutte uguali, tutti gli animali, tutti al giardino di casa, tutti ai fiori, che ragazzi possono sembrare belle per qualcuno che ha comprato una macchina avanzata e dice: "Oh cavolo, guarda che sfocato, questa foto è bellissima". Ma la foto non si ferma allo sfocato, la foto va alla composizione, a quello che trasmette. Quindi non postate 10.000 foto tutte uguali solo perché c'è lo sfocato e pensate che siano bellissime solo per quello. Cercate sempre la migliore tra tutte le vostre foto e postate quella. Così almeno le persone hanno meno foto da vedere e possono veramente apprezzarne il contenuto, ok? E questa è una cosa che fanno anche i fotografi migliori che ci sono al mondo. I fotografi migliori al mondo non è che sono i migliori perché scattano solo foto bellissime. Scattano anche delle foto brutte, ma quelle brutte voi non le vedrete mai. Quindi loro vi fanno vedere soltanto quello che vogliono loro, vi fanno vedere i loro migliori scatti ed è quello che dovete imparare a fare anche voi. Se andate a fare le foto, per esempio, a una ragazza, visto che attirano molti click facili le foto alle ragazze, soprattutto belle in costume, non postate 10 foto tutte uguali dove c'è lei così, lei così, lei così, lei così. Insomma, cercate di postarne una sola di queste, una per serie, oppure un paio, ma non tutte uguali. Quante volte vi capita di vedere una cosa del genere, sia su Facebook che su 500 Pixel? Ora, io purtroppo ho fatto parte anche di tantissimi gruppi sui social network, soprattutto su Facebook, gruppi fotografici, insomma, dove la gente postava le loro foto e le voleva condividere, eccetera. Di 200 foto postate al giorno, per esempio, ce ne sarà una bellina, due belline, tra tutti gli utenti che le postano. Questo perché, nonostante ci siano quelli che capiscono che devono postare solo le foto migliori, ci sono anche quelli che ne postano una vagonata, sperando che qualcuno gli dica: "Oh, questa è bella", tra le mille che postano. Quindi voi non dovete puntare a quello, voi dovete puntare al mettere solo la foto bella e ricevere i commenti per quella. E per favore, se uno vi commenta una foto e vi dice: "Guarda, ma secondo me dovevi fare così, secondo me dovevi fare così, secondo me c'era la luce che era meglio se..." Voi non rispondete dicendo: "Ma la volevo così,
Ma è uno scatto tanto per. Le foto tanto per non si postano sui social network, nei gruppi fotografici o nelle pagine photographer, ok? Le foto tanto per le postate sulla vostra pagina di Facebook, senza mettere firme né nulla. E anche la storia della firma, magari ci faccio un video a parte, perché quella lì è un argomento da trattare che merita dello spazio a sé. Voglio invece concludere qui questo video. Spero che il concetto vi sia chiaro. Non sto dicendo che state sbagliando, ma sto dicendo che se voi postate veramente tantissime foto su Facebook, non sul vostro personale, ma su una pagina photographer oppure sui gruppi fotografici, cercate di postarne il meno possibile, una, massimo due, di uno shooting, ovviamente le migliori, in modo da ricevere più consensi e non disperdere il vostro portfolio. Ora, io voglio sapere però come la pensate voi, se siete d'accordo con me, se siete in disaccordo con me, fatemelo sapere. Commentate, condividete il video, mettete un mi piace se vi è piaciuto e soprattutto se non vi è piaciuto il video non limitatevi a mettere un non mi piace, ma scrivetemi nei commenti perché non vi piace il video, ok? Che è facile tanto pigiare un tasto, ma è difficile sempre commentare. Io vi ringrazio per aver visto questo video, seguiteci sulla nostra pagina di Facebook, scriveteci o mandateci un messaggio personale se volete contattarci per qualsiasi cosa. Io sono Niccolò e mi raccomando, postate solo le foto migliori che avete, non tutte!